Sound Buongiorno a tutti e bentornati alla domenica sportiva di Res of the Storm, qui il vostro Krios. insieme al carissimo Gipate. Buonasera, buona pomeriggio a tutti. Ciao e siamo qui oggi per una partita importantissima, una partita attesissima, soprattutto. Okay. Da chi segue la serie A. E vedremo infatti Ex Sequo contro Impact Gaming. Sì, l'ultima partita, partita di questa prima settimana di campionato. I team hanno già giocato tutti e due partite tranne appunto queste ultime due squadre, che giocheranno a breve. E sì, come detto da Crios, sono due tra le squadre diciamo più gettonate, comunque favorite ad andare a premi diciamo, per questa, questa edizione della, della Serie A. Assolutamente Andremo... sì, sono praticamente le favorite, possiamo anche dirlo Perché eh, sì. è ormai una rivalità storica tra di loro eh, Le abbiamo mm. visti scontrarsi diverse volte nei vari tornei L'ultimo è stato appunto la Gigabyte Storm Cup Dove peraltro sono usciti vittoriosi l'Impact Gaming eh, Vincendo appunto il primo posto Sì, c'è stato una piccola collezione Mi sembra che ci sia stato anche un torneo Asl minore di minor rilevanza qualche settimana dopo dove io, appunto i due team si sono scontrati sempre in finale dove in quell'occasione l'hanno spuntata gli ex -equo, appunto quindi diciamo che c'è un ping pong di, di diciamo vittorie tra i due team comunque sì, entrambi sicuramente molto competitivi molto diciamo tecnicamente preparati sicuramente non è improbabile vederli entrambi nel video alla fine di questa, in questa competizione, la Serie A. Ricordiamo che peraltro la Serie A, per la sua particolarità dell'essere un campionato e quindi di prevedere anche pareggi, quindi non escludiamo che potremo vedere anche un pareggio oggi, quindi eh, sarebbe sì, anche un risultato giusto per la abilità dei due team. Sì, sì, veramente saranno partite... Um, molto combattute, immagino non diciamo a senso unico. Quindi, sicuramente possiamo aspettarci due partite, veramente all'ultimo, l'ultimo all colpo, diciamo, tra, tra volevo analizzare velocemente la classifica per come è adesso, sì. dopo la prima settimana, e eh, vediamo i DMTK e i Roastbusters. Eh, completamente in positivo, quindi con due vittorie e sei punti attualmente in testa alla classifica in attesa appunto di questa partita qui. Eh, i Banal Impact a seguire con una vittoria e un pareggio, gli Exequo con una vittoria e eh, se faranno un'altra vittoria raggiungeranno gli Rust Busters al uh, primo posto a pari merito. Poi abbiamo gli Stormo Team con tre punti, quindi una sola vittoria e una sconfitta. E eh, un po' di pareggi, quindi Impact Gaming che a un po' a sorpresa hanno pareggiato con gli Asox eh, Permabanned l'ultima partita ehm, e gli A-Drake a un punto. Gli Asox Simba, purtroppo, per la prima settimana eh, sono rimasti a zero. Quindi sì, devo dire sì, che, sì. scusami, adesso finalmente sti parlando di Permabanned. Devo dire che io ho co cioè, conosciuto il team. Uh, parecchio tempo fa e devo dire che nel proseguirsi appunto di vari tornei competizioni alle quali hanno praticamente sempre partecipato ho notato un miglioramento sempre progressivo e costante da parte del team fino ad arrivare comunque secondo me ad oggi dove penso che faranno sicuramente bene in questa questa competizione questa competizione sono abbastanza convinto che ci daranno delle buone partite anche nei futuri match. Uh, in passato, è giusto sì. un pensiero che mi ero sì, venuto sì. in mente guardando un po' così la classifica. Sono d'accordo con te, tra l'altro, bisogna ricordare che. Quasi tutti i team hanno subito dei cambiamenti a livello di roster, anche i Permabanned sì. e anche sì. le, le due squadre che stiamo per vedere stasera, gli exequo hanno eh, inglobato Doctor di Ctrr, che è sì. un uh, giocatore molto, molto bravo, eh, main support mm -hmm. polacco. Se non sbaglio, ora andiamo anche a vederlo. E, Mi sembra di sì, però. Esatto. non so, no. Anche gli Impact Gaming eh, hanno due new entry: eh, un altro giocatore straniero che è Dreamprozd, Dreamsprod. Sì che tra l'altro salutiamo che l'ho visto in Green chat e, uh -huh. mh, e Fatmura che dovrebbe essere se non sbaglio il nuovo tank della, della squadra il nuovo tank, sì e, detto sì, questo sì, dimmi no no, niente la roster mi sembra comunque sempre molto solido da parte di entrambi i team anche se ci sono stati cambiamenti quindi non, non cambia comunque ciò che si è detto poi un qualche minuto fa Volevo fare un ringraziamento veloce a Coccobello, un ex giocatore dei Mana Makers, perché ehm, in occasione di questa partita mi ha fornito delle informazioni su entrambi i team. È andato a intervistare ogni giocatore di ogni team per tirarne fuori delle curiosità o delle statistiche. Come, infatti, se potete come potete vedere dal sito che vi sto facendo vedere. Sul, sullo streaming, che è il sito della serie A eh, abbiamo le sezioni per ogni squadra che potete vedere nel, dal menu squadre. Eh, ad esempio, gli exequo eh, Coccobello ci ha fornito l'albo di tutte le vittorie eh, o comunque dei risultati rilevanti delle squadre. Quindi, ad esempio, gli exequo l'ultima partita è stata appunto, cioè l'ultimo risultato è stato appunto all'ESL Ital Italian Championship, come diceva Gipate, e hanno ottenuto un primo posto il 24 luglio. Sì. Eh, allo stesso modo andando nei membri, quindi ad esempio Buia che è il capitano dei, degli ex equo, abbiamo le statistiche, quindi MMR, vittorie varie con diversi eroi, eccetera, eccetera, un minimo di storia, un riassunto, quindi un po' il suo curriculum vite videogiochistico sì, esatto. e qualche curiosità su, sulla persona e sul giocatore. Quindi eh, vi invito ad andare sul sito della Serie A e eh, appunto... Eh, Vedere un po' tutte queste curiosità. Eh, ovviamente per il momento abbiamo solo ex impact gaming piano piano riusciremo a implementare per tutte le squadre. Detto ciò, eh, mi hanno fornito il, la mappa. Quindi io vado, Bellissimo. scusate un attimo il brutto eh, streaming di questa pagina che non dovrebbe esserci, ma oggi sono tutto a fare e quindi vado a fornire ai vari capitani. I link per il draft, la mappa giocata sarà tomba della regina ragno e l'hanno scelta gli ex-equo Quindi, gli impact Gaming avranno il primo uh, pick, il primo ban e il, il primo pick. Ok, si sì, è una mappa non nuova, abbiamo già vista più volte in, uh, anche in questa settimana di streaming, è stata giocata da altri team. Quindi, ricordiamo velocemente una meccanica della mappa. Una mappa a tre lane dove l'obiettivo è raccogliere gemme da, dai minion uh, che spawnano nelle varie lane, pre più precisamente dagli ultimi tre ranged. Sono appunto ragni che spawnano gemme dove dovranno essere consegnati questi punti di consegna uh, che stanno nella parte mid nella parte della mappa um, per appunto poter uh, conquistare il favore della regina ragno e col quale pushare poi. Tutte e tre le lane della, della mappa quindi in sostanza esattamente questa esattamente. è un po' la meccanica. Allora, intanto ho dei due team ha già messo ready. Che tipo di, di setup possiamo aspettarci in questo tipo di mappa. Dunque, diciamo che le strategie sono tra le più varie. Sicuramente è una mappa dove si dà priorità. Mm, soprattutto al wave clear delle, delle lane appunto Per la meccanica che è stata Che ho illustrato prima Non è mm, Possono I team possono per, uno, per una comp Buona nel, nel gank Nel questo Si chiama stain uh, Chain stun Queste chain stun comp Che appunto um, Puntano al burst sul single target che essendo una mappa piccola comunque um, è piena di fumarie. stavo per dire brush però sono fumarie. <ride> non è. È una strategia che comunque può sicuramente pagare nella rotation. Assolutamente Quindi, sì. sì. Ah, intanto oh, non ho visto. La lobby è già stata creata. La lobby già è stata creata. Siamo già all'interno del draft. Hanno appena messo i redi anche gli ex equo. Benissimo, sì. Adesso sono partiti i team. Abbiamo il first ban. da Dategli Impact Gaming. Hanno scelto. Mm, un first ban, devo dire, interessante. Alarak. Ah, um, io, sinceramente. Uh, Penso che Alarak sia forte anche in questa mappa, in particolar modo. Non ha quella, quella caratteristica di wave clear. Però, um, per prendere il, tar il target, uh, quella che si parlava di, di burst su single target, Alarak fa un buon lavoro in, in quel tipo di comp. Quindi sicuramente. Sì, poi PC come abbiamo sempre sai. ricordato in questi giorni, eh, i team si conoscono e si conoscono da parecchio, quindi magari sì. sanno quali eroi vengono utilizzati in maniera ottimale dagli altri, per cui magari sì. questo Alarak sanno essere un personaggio di punta degli ex sequo in questo momento e quindi magari è un ban mirato anche in questo senso. Sì, mi sembra che Fury abbia già sfoderato il personaggio in... Uh in un'occasione forse a meno un'occasione di um, sicuramente mi sembra sia stato anche giocato parecchio bene quindi sicuramente è molto probabile come che si tratti di un ban mirato tanto gli x corrispondono col ban del support che attualmente è definito il più versatile, più forte diciamo della... il più rotto del momento. <ride> del momento esatto in forma di Malfurion e niente, abbiamo il first pick di Impact Gaming con l'iming. Mm, sempre un solido first pick, devo dire, sinceramente. Buono sì. in questa mappa, buono no, quasi sempre, quindi. Una scelta diciamo molto safe, non ti apre a nessun tipo di strategia particolare, quindi molto open. Diciamo che nelle altre partite, che non è una partita appunto come quella che stiamo vedendo oggi, diciamo di semi professionisti, eh, mi sarei aspettato forse un, uh, un first pick uh, o un first ban di Zaria, anche lei in questo momento va molto forte. Sì, sì, sì sicuramente Zaria. Um reworkata più volte da quando è uscita sicuramente adesso si trova in quel uh, giusto compromesso diciamo dove appunto viene è comunque definito un PG sicuramente sopra la media un ottimo un ottimo pick non credo sia necessariamente un first pick uh, in in tutti i casi però sicuramente è un PG valido Soprattutto diciamo nella prima rotation di, di draft, nella prima metà dove si scelgono i primi 5. Certo, PG. certo, certo. Vediamo cosa scelgono i timing. Attenzione, arriva partita. un regar che ultimamente si vede poco appunto perché <coughs> Malfurio e Auriel la fanno da dominatori insieme a dalla Chiara. Peraltro sì. che è tornata molto sì, in auge. Chiara, esatto, sì. Esatto, sì, Regar um, anche lui sicuramente non è stato toccato, quindi è, è semplicemente uh, sovrappassato da, da altri support che hanno ricevuto um, uh, altri buff. Quindi Regar rimane comunque un PG solido, uh, soprattutto ha una bella ultimate, ha cure costanti, la sua W è molto utile nel, nel wave clearing magari. Wave clear, diciamo che è, un support, è uno dei support migliori nelle, per fare wave clear barra prendere campi. Non che sia importante questa mappa, ma sicuramente la W aiuta in questa parte um, di early game. Diciamo e poi, soprattutto, se giochi con un, una comp con doppio tank, la W può fare danni comunque non ingenti, ma comunque importante. danni aggiuntivi. Assolutamente sì, possono compensare appunto quel tipo di compli. Vediamo Però, il Ban di Kerrigan. Kerrigan un... sì. è molto forte in questa mappa, quindi non mi sorprenderebbe un ban, infatti c'è il ban da parte di Kerrigan sì, anche molto in combo forte. con Muradin, stun dopo stun. Insomma, eh, fa il suo, ecco. Sì, è sicuramente un PG che avrebbe che si sarebbe sposato bene nella comp, attua nella comp attuale di Impact Gaming. Vediamo cosa scelgono loro di bannare. Probabilmente hanno Auriel uh, Già Silvanas funziona bene Ok, decidono di bannare Tyrell Sicuramente è un buon ban anche quello Sì, anche Tyrell Soprattutto qualche settimana fa Era considerato addirittura un first pick eh, Perché sì. Aveva appunto questa Aveva subito dei, dei buff, se non sbaglio, no? Sì, qualche eh, piccolo cambiamento adesso... Vai, vai Dicevi no, dicevo, io che... penso che sia... Scusami. Vai, vai pure, dimmi, dimmi pure. No, 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 stavo facendo parlare te, non ti preoccupare. No, no, scusa, no, dicevo che tira. cioè, penso che sia comunque pure adesso valido first pick in ogni caso, quindi... Sicuramente anche buono per il ban. Io penso che, ecco, parlando dei pick di Tychus, di Exequo, penso che Tychus siano dei DPS più underrated uh, del momento, perché molti lo piccano specificatamente per la comp a doppio tank um, in particolar modo penso che anche in generale mh, sia un, un tank con uh, molto versatile buono anche uh, per uh, accesare così dipse con la Q è molto buono quei squish squishy dps riesce a fargli danno uh, con movimento quindi riuscendo a riaccesare penso che sia molto buono anche in quelle circostanze quindi diciamo che un pic di Tychus lo vedo bene in quasi tutte le occasioni non magari come sì. potrebbero pensare altri infatti diciamo... gli ex non ci hanno pensato due volte e anche se gli impact non hanno preso il secondo tank l'hanno preso cioè l'hanno piccato subito senza problemi non so forse c'è da dire che eh, come range dei dps potrebbe esserci qualcosina di meglio sì, hanno già Silvanas, buon danno anche lei, nonostante sia classificata come specialist, non, non vuol dire che sia specialist, quindi non fa danno su eroi, quindi Assolutamente. è molto forte nella map, appunto per la meccanica sua, è molto buona anche a fare danni a sustain, non fa molto burst damage, almeno non dopo il 16, non prima del 16, però sicuramente è un buon DPS anche Silvanas. Compensato con Tychus, pure ha un piccato a tral, quindi anche lui fa buoni danni uh, su single target quindi uh, c'è molto danno da parte degli ex equo quindi sicuramente uh, sono state buone scelte da parte di PS ovvio uh, la scelta di una valla di Tychus non sarebbe stata male perché vedo che al momento Attenzione, exequo... scelta singolarissima da parte degli Impact Gaming con un doppio mage sì. e un guldan che non si vede praticamente mai sì, Guldan è un pick che ultimamente è um, molto piccato, uh, anche in partite competitive si inizia a vedere un po' di più, appunto perché si sì, è stato buffato di recente e ha um, molto wave clear, è molto buono nell'1v1 e, e fa anche molto danno su, su eroi, quindi sicuramente un PG molto completo, stare attenti sul positioning però è sicuramente un PG che può ricompensare la, la buona skill del gioco se è giocato correttamente. Appunto. Sì, fa un po' riflettere, nel senso che io di solito quando in HL prendo il doppio mage senza il doppio tank inizio a flammare come se non ci fossero domani, ovviamente eh, nelle mani giuste potrebbe sì, essere è... devastante. Mm -hmm. Sì, devo dire che non è la prima volta che si, veda, si vede una comp con mage più cooldown. E perché parlando di partite con Team, sono d'accordo. La comp dei... degli Impact risulta un po' poco squishy. Più che altro, appunto, per la scelta del triple ranged. Però, Guldan penso che sia più pensato la... per la bot lane contro Tral, appunto, per il suo sustain in lane, per il buon wave clear. Penso che possa fare un buon 1v1 contro questo PG. qua Vedremo come se la giocheranno gli Impact Valla. Altro DPS. Comunque. Molto forte al momento, quindi ottima scelta. Penso anch'io avrei optato per un, una seconda frontline. Un qualcosa tipo forse un artas. Non lo so. Mm. Penso un Artas sempre buono in questa mappa. Anche in combinazione con Mura, sono delle ottime macchine da fight, sì, sicuramente. Sì, sì. forse erano Però... un po' frenati dal pick di Tychus. Insomma. Mm, sì sicuramente sì avevano, Forse inizialmente avevano pensato alla doppia comp Alla doppia tank Poi vedendo Tychus magari hanno Optato per una via differente Attendiamo che la lobby nel frattempo si riempia eh, Ci dovremmo essere sì. Salutiamo sì, tutti. tutti Vi tolgo il draft Per lasciarvi anche voi alla lobby Qui iniziano a parlare in polacco Mi sa che l'influenza di Doctor Si sta facendo sentire tra le fila degli ex eco. Sì. Bene, eh, sì, come dicono dal chat, sarà una partita molto interessante. Sono davvero curioso sì, di sono vedere che i combi sembrano solide sì. da parte di entrambi i team. Sì sì Abbiamo due etici, ok. Un ciò, <ride> un super cho. Che dovrebbe essere chi manca? Se sei forte sali, Kaiser Boo e Fiori. Buon, buongiorno, lui mangia la mela. E anche Doctor sta iniziando ad imparare l'italiano. <ride> no, Zagara pick sbagliato. Manca una Silvanas, eccola qua. Manca una Silvanas. Molto male che non si stiano abbinando come colori. Molto molto male. Beh, io vedo la parte di ex equa e sono tutti tendenti all'azzurro blu, eh, ma ETC è bianco, i colori Go. Ready, no. go. No, penso che siano abbastanza. Penso che ci tengano questo tipo di cose loro. Quindi penso che abbiano cercato quanto più possibile di risultare. Sì, tra l'altro, forse se ricordo bene, ETC non ha skin blu, quindi probabilmente era quella che si avvicinava ITC di te. la skin di buia ovviamente si sì, ha il cappotto blu, ah si? Sì? Ok, Sì, sì. Secondo voi, chi potrebbe influenzare di più il fight da una parte o dall'altra? C'è qualcuno che giocando bene potrebbe cambiare eh, a favore o meno gli esiti? Vuoi rispondere tu, Gipa? Sì, dunque, allora, sicuramente um, penso che da parte di Exequo ogni singolo player sia um, molto skillato in, tecnicamente, eh, quindi penso che. Non ci sia proprio uno che spicca sopra gli altri Sono tutti molto al stesso livello Dalla parte dei... degli Impact Gaming uh, Io devo dire la verità Non conosco molto bene il gameplay di Dream Sproud. Però um, so che Sigurd è veramente eh, Quando l'ho visto giocare è sempre stato molto L'MVP uh, della squadra Quindi penso che mm, Guardando gli Impact Gaming, c'è da tenere d'occhio Sigurd. Beh, sicuramente comunque da entrambi i team per noi poveri plebei c'è da imparare. E... Senza togliere nulla agli altri. Assolutamente. 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 Però, diciamo, non è un beh. segreto per nessuno che cosa stanno facendo gli no. <ride> ex No. Ah, fa bodyblock alla. Sì, sì. Non l'avevo visto la, è la è Wave. Must Fettici, body bodyblock dei ma minion. Toscano. Attenzione. Vediamo quanto stia funzionando. Parecchio, devo dire in questo caso. Perché questa è già al cancello. Mentre questa ancora è dal keep. Sì. Buon, buon body block, Art. Assolutamente di sì. Si è eseguito molto bene. Vediamo come splitano i team. Dopo questa prima wave here. Ok, mandano. Okay, ecco, come dicevo prima nel draft, Tral contro. Guldan è a bot lane mentre il resto dei due team si splitta tra la mid e la plane per una rotazione più veloce. Che ovviamente ci si mette... Ecco esatto. Uh, bravi gli impact che hanno intuito la, la counter rotation da parte di exequo sì, qua Intanto... ci sono le solite scaramucce di cambio lane. Ora gli execu appunto hanno scelto di pushare molto forte con Silvana se il wave clear si sente. Infatti vediamo che. Sì, bello positioning di TC perché impedisce la rotation ehm, negando parti di esperienza ehm, agli imparchaming nella top lane. Molto, molto ben fatto, devo dire. Sì, sì, eh, fanno di tutto per ritardare il loro roaming e fanno bene. Sì, hanno un whiff clear maggiore uh, rispetto agli Impact. E questo favorisce molto l'anticipo sulla rotation degli avversari. Addirittura poi si spinge addirittura nella loro parte di, di, di campo, diciamo. Un'invasione molto spinta. Sì, stavo e guardando tanto... che, come già è successo in un paio di partite della Serie A, eh, ETC ha preso Security al primo talento. Ne stavamo discutendo mi pare con Majest l'ultima volta eh, È strano che non abbia preso il talento sui globi Soprattutto in questa mappa O no? Sì, guarda eh, Devo dire Blockpart è un talento molto forte su TC uh, Però sì mh, Diciamo che gli, gli impact gaming non hanno molti auto autoattacker Appunto a parte Valla Quindi Il beneficio da questo talento Secondo me ci sarà però sicuramente sarà minimo rispetto a molte altre magari, circostanze Magari ci faremo spiegare sì. poi direttamente da buio il perché di questa scelta Sì, e sicuramente come dici Terama il vento sui globi è molto valido in questa mappa appunto per questo tipo di early game che stiamo vedendo La rotation Soprattutto a... anche perché è un mono tank, quindi è da solo con etc a tankare e... Un po' di vita sì, in diciamo. più non avrebbe fatto male. E anche, il, anche la reward del talento di poter curare i propri alleati. Aurel non sempre riuscirà a curare tutti. Quindi. Attenzione a Mura che sustain, viene che abbassato bagni. tantissimo da questo. Manco a 1200 H se sei forte sali con Tychus. Mm -hmm, sì. Al primo, primo gank diciamo, venuto. Un po' più minaccioso da parte di Exequo però non... Sì, non hanno alcuna paura di andare anche sul kill. tank, perché ovviamente con Tychus eh, le probabilità di ucciderlo sono alte anche per quello. Sì, altro tentativo su Mura che non va a buon fine. Punto perfetto. Iniziano a voler consegnare in e. effetti gli exequo hanno anche, anche gli impact gaming in effetti hanno 50 gemmine. Vedremo chi riuscirà per primo Arriviamo a punto... evocare queste tessitrici. Arriviamo un punto una partita in cui entrambi hanno accumulato circa 50 gemme a testa e quindi iniziano a, a muoversi con sé. Intanto vediamo i TC bot, prova la gank contro Sigurd che ha buon segno, infatti c'è la prima kill della partita contro Kuldan. E si sono caparati un bel diciamo. vantaggio in questo caso perché hanno il, il talento in più e arriva anche la consegna delle gemme. Quindi con Silvanas punteranno sicuramente a tirar giù diverse strutture avversarie. Attenzione, il mura che viene bloccato sul cancello e viene shottato letteralmente dal team degli exequo. Sì, eh sì, bellissima degli exequo anche nella, la, su un PG mototanco sicuro. Oh, anche il D Ming. Mamma mia, il veleno di Sylvanas e la bomba di Tychus di risultano letali per l'imminente. Sì, che, che era già molto bassa di vita, era rimasta sì, un po' lì sì, per poccare, sì, sì. ma ci sono arrivati per un pelo e se la sono portata a casa. Sì, l'ex ha deciso di pushare mid in 4 con Sylvanas mentre rimane nella bot lane dove si assicurerà il forte. Sì, la tessitrice in realtà ha ancora molta vita. Non è. Non è improbabile che si riescano a portare a casa anche il, uh, il keep della mid lane. Tanto c'è un tentativo su, di buia da parte. Uh, da parte di buia su Sigurd. Che sì, gli impact gaming sono molto bassi riesce. di vita e anche di mana per quanto riguarda Valla e, e Sigurd con Guldan. Attenzione, perché nel frattempo non me ne sono neanche accorto è arrivato il livello 10 da parte degli ex Eco che pushano con una trivella sì. cattivissima quel keep di mid e se lo portano pure a casa incredibile sicuramente worth eh, la tela per portarsi a casa il primo keep ti dà un vantaggio non indifferente con il catapult che sponeranno per questa partita nella mid lane ora temo che stiano esagerando un po' a voler rimanere lì infatti adesso se ne vanno indietro nonostante il 10 forse era un po' troppo rimanere ancora lì a sfidare la sorte attenzione Sigurd e bassissimo potrebbero, e lo fanno robot anche se la wave viewer è hanno le eroi che ancora hanno usato solamente la trivella di Tychus quindi gli, gli impact gaming devono sicuramente sicuramente molto bene gli ex a sfruttare la talento di Vanna mamma mia guardate questo Fury cattivissimo con Sivanas arriva il Pogo che ne prende ben 3 e arrivano ben 2 kill bello. molto molto bello questo Pogo sì. da parte di Buia molto bello in to Ivan stava anche chissando di Ming, che è molto bassa. Riescono a portarsi a casa anche secondo Keep molto, molto ben fatto da parte di ex Hanno Is. sfruttato al massimo il, il loro, le loro eroiche. Hanno, sì, hanno rotato immediatamente il bot, la Wave era già pushata dalla Wave Weaver. E facendo così si sono assicurati qualche kill in più. Adesso il livello di distacco è molto importante. È 12 a 8, 4 eh, livelli al settimo minuto si sentono parecchio. giocarsela molto bene. Attenzione, forti dei 4 livelli, non ci pensano due volte. E arriva un boss da parte dell'ex eco, vedremo se andranno a contestarlo. Oppure penseranno prima a eh, soccare esperienza per fare questo 10, che è fondamentale. Io, se fossi nell'imbugaming, probabilmente andrei a, a contestare. E. Gli Ex hanno usato tutte le loro eroi che hanno solo la trivella di Taikus. Era secondo me il momento giusto per provare una... un fight che sicuramente non sarebbe stato a loro favore. Comunque il livello... i livelli di stacco sono parecchi, più di due. E... Non sarebbe stato un fight diciamo dalla loro parte, però a questo punto di partita dove sei così indietro devi provare a fare una giocata un po' rischiosa per. Uh... Sì. quanto meno provare a, rit a ritrovare il della partita. Sì, sì, posso essere molto d'accordo su questo su questa affermazione. Qua mi sa che quasi senza dubbio cadrà anche l'ultimo keep degli Impact Gaming che si ritroveranno in una situazione un po' pericolosetta. Mm -hmm. attenzione, sì. il Pogo non è ancora up, mancano 4 Pogo secondi. Non è ancora up, pochi secondi. Tanto il boss ha ancora più di metà vita Vediamo se Xeco proveranno a chiuderla qui la partita. Secondo me cercano una kill su single target. Infatti arriva su Secured il, il follow. Attenzione, di nuovo un pogo Beh, da tre molto bello da parte di Buia. Che credo chiuderà a punto questo punto, punto la partita. A questo punto penso che la partita che gli proveranno a chiudere il game. Anche Dreamproz molto basso viene cessato da Kaiser e Fury e troverà appunto... Sì, team, team wipe, metà, core balla. al 50%. E eh, la prima partita è decisamente in mano agli ex equo. Che come. Il down, ma non sarà sufficiente a fermare, no? Assolutamente, ormai era già troppo compromesso il core. Benissimo. GG entrambi i team. GG. Cosa secondo te è andato male per uh, gli Impact gaming? Dunque, secondo me. Uh, io penso che in primo luogo, magari non sembra vero, ma la comp gli ha parecchio sfavoriti. Uh, gli Ex equals sono riusciti a avere il primo turn-in e sono riusciti a sfruttarli al massimo grazie alla passiva di Silvanas. In queste situazioni penso che gli, ex, um, gli impact gaming uh, dovessero gruppare in 5 mid e cercare un fight. Vedono tra il bot, dicono. Ok, questi ci sono bolliano. Dobbiamo gruppare in 5. Non splittarci per uh, uh, difendere le wave weaver. Care il fight 4 v5. Provare a vincerlo, e da lì a uh, difendere con più calma, più tranquillità le altre wave weaver. Facendo così, splittandosi, hanno salvato il top keep all'inizio con Regar, Regar era top lane a difendere. Mid uh, erano in 4, però non potevano fare davvero nulla. Avevano ETC e trall che. TC Stunna hanno un buon follow up damage con Tychus uh, Tral Silvanas fa danno spreddato sia sulle strutture ma anche sul, um, su, sugli eroi appunto vediamo che abbiamo visto che gli eroi sono stati alcuni eroi tipo li Ming, erano bassi senza prendere eh, mh, danno particolarmente però uh, danno diretto è stato, è stato molto il Poke ricevuto che appunto li ha portati bassi e questo secondo me un po' una scelta sbagliata da Blizzard Impact, deci non decidere di gruppare e uh, provare a fare in questa fase iniziale. Purtroppo sono stati srombollati e gli ex equo in più hanno sfruttato più che perfettamente diciamo perfettamente uh, il vantaggio che hanno acquisito con questo tipo di strategia. Assolutamente sì, è difficile che in questi casi eh, questo tipo di partite, questo tipo di vantaggio venga trovato. Da dei giocatori del genere, quindi sì, sono riusciti a sfruttare assolutamente la comp che avevano in mente, il vantaggio che hanno guadagnato, e da lì poi è stato tutto in discesa. Sì, aggiungo un'ultima cosa, dicevo molto veloce, poi passiamo al secondo draft: che appunto la comp dei, degli Impact Gaming non favoriva l'engage, um, quindi sicuramente hanno non avevano il po' di comp per poter provare a ingaggiare in una situazione di svantaggio quando hai la webcam per contro. Sì, forse a quel quindi punto sarebbe servita che... una comp molto più aggressiva, però giustamente gli ex hanno bannato Kerrigan proprio per quel, eh, quella paura e quindi sarebbero dovuti andare magari su un altro tank aggressivo che potrebbe essere Sonia eh, o come dicevi schiavo che avevi proposto tu? Ah, Artas, ad esempio. Artas ah, non avrebbe... No. Sì, Artas però... Sicuramente Arta sarebbe entrato, entrato meglio per fightare. Non, non ha un, un ottimo engage, ha il root che è buono. Però sicuramente entri assieme a Muradin è sicuramente un'altra cosa. Vabbè. passiamo al secondo, al secondo draft della partita. Non so se ce l'abbiamo già... Sì, te l'ho passato su benissimo. TS, sì. credo, sì. Abbiamo Cruz e sì, sì, ce l'ho già davanti. Allora, gli X Eco bannano... I vichinghi mentre gli impact gaming decidono ancora una volta di banare la Rack. Sì. io ho visto i vichinghi giocati da Dreamprods uh, in una partita precedente e um, giocati abbastanza bene direi quindi sicuramente gli ex eco magari si sono guardati o comunque sanno che certo. giocano bene questi eroi sicuramente scusate c'è anche da dire che comunque i Vikings, proprio in questa mappa, come tutte le mappe molto grandi, sono pericolosetti. Eccellono. Eccellono. Sì. E tu, tra l'altro, in quanto giocatore rispondo, di specialisti no. come Abatur, e eh, non mi ricordo se giochi anche i Vichinghi, lo, lo sai benissimo. Sì, sì. Sono sicuramente che in questa mappa hanno un ottimo value. Quindi... Niente, abbiamo il first pick ancora una volta di. Uh, Malfurion, quindi molto piccato molto alto. E stesso vale per Liming Gaming. Che viene affiancata a sto giro da una Aurel. Sì, ecco. Forse su questa mappa Liming ha ancora più valore perché ha più possibilità di poccare in maniera efficiente rispetto a una mappa più piccola e piena di minion come quella di prima. Si, sì, è piena di ostacoli. Soprattutto penso che l'iming possa trovarsi sempre in posizioni safe in zona tributi uh, e quindi fare danno con uh, diciamo una certa sicurezza senza rischiare la, la kill o comunque un flank da parte di altri eroi se posizionato correttamente questa mappa sicuramente ti favorisce il positioning di Liming quindi per pg che hanno un buon po' questa mappa qua è sicuramente attenzione perché vediamo finalmente un pick di Zaria da parte degli mm, ex-equo sì. Sì, Zaria affiancata a TC che io penso probabilmente orta tank al momento, non so se molti saranno d'accordo con me, però sicuramente dagli ultimi rework molto versatile, adesso entrambe le ulti sono viabili. Sì, il talento al 4 della scivolata è qualcosa di spaventoso. Sì, l'ecopeta al 7 contribuisce a quel wave clear che prima non aveva, quel legger wave clear che prima non aveva. E lo stage dive adesso con un cooldown ragionevole sicuramente um, permetteci di poter soccare l'enoposta e entrare in fight quando più gli è conveniente per il team Vediamo che gli Impact Gaming stanno pensando a una Lunara che sicuramente è un ottimo pick anti-tank e riesce anche a mantenere le distanze dovute per non rischiare i gank che arriveranno sì, guardavo gli Exequo hanno bannato Tychus, uh, Tychus penso che sia uno se non il miglior PG che counterà specificatamente a strategia con Zaria, quindi sicuramente un ban molto 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 intelligente da parte di Execua. Pensi che anche gli Impact Gaming andranno di doppio tank a questo punto per proteggerli Ming e Lunara oppure cercheranno di andare più aggressivi magari con un Assassino melee come Tral o... O di nuovo un terzo Assassin Ranged? Penso che sia molto probabile, sicuramente l'ultima scelta di Impact Gaming um, Sarà rivolta verso un uh, PG uh, appunto da mischia, melee Che sia un tank che sia un assassino da mischia non mi è ancora chiaro Penso che aspetteranno prima di vedere cosa, quali saranno gli ultimi due pick di Ex-Equo Ok, e... Ex-Equo stanno facendo... un. Non... Draft strano, arriva un Hammer che comunque si è rivisto moltissimo negli ultimi tempi. Sì, non mi sorprenderebbe neanche un uh, Morales. Oh, comunque <ride> cosa una Lili. Cosa, se ok? Una adesso. Morales, no, scusate, mi, è, mi, è, mi è sfuggito il malfurion. Um, Lili. Sicuramente inaspettata. So che è una cosa a cui piace sì. particolarmente gli ex equo. Manco a la, la... scusate. Se sei forte sali, sì. la ad ora quindi. Non, non sorprende Lili, Lili più di tanto, sorprende sì. Lili nella composition che hanno costruito. Doppio tank, doppio support e uno specialist, è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Sì, i fight, uh, come dicevamo prima, hanno sempre avuto no, nuovi tributi, quindi finché Hammer, uh, Hammer viene protetto sia dagli scudi di Zaria che dal, dal, dal body block fisico dei due, dei due guerrieri. E doppio support, doppio sustain da parte di due support Hammer fa danni più che sufficienti E arriva un arriva ottimo eh, Stitches sì. sì, secondo me Stitches è un buon, sì, ottimo pick, non buon, direi più ottimo Che sì, buon. Sì, pick. sì, 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 credo oh. che sia l'unico eroe che davvero ci stava al 100% in questo caso sì, uh, look di Stitches Molto buono, può essere followato Sia dallo slow di Lunara che Dallo stun di Aurel se fatto con Un positioning molto intelligente da parte Sia di Stitches che di Lunara Tu grabbi vicino a un muro Lunara certo. stunna verso il muro Sicuramente eh. Poi c'è anche il follow up di Mura, di stun. E Liming E come sappiamo tutti eccelle nel danno Single get mi, piace, mi piacciono i comb devo sicuro, Mi piacciono i comb di entrambi Quindi sono molto Speranzoso in un In un bel game Per questa partita La mappa è bella Ti permette Ti apre a molte A molte giocate Ci sono i due boss Che Sono sempre Diciamo la parte Cruciale Della 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 mappa Più che I tributi stessi E vediamo sì, sarà Bello, fondamentale a questo punto il positioning di Hammer da parte degli exequo per appunto essere al riparo dall'unico dall pericolo incombente da parte degli impact che saranno gli Sicuramente sì. Saranno difficili i tributi che spawneranno, diciamo, più dalla parte degli impact Gaming, perché appunto da lì è più difficile per Hammer essere protetto. Diciamo che non c'è un punto dove sei completamente safe sarà sempre un punto dove puoi essere flancato oppure um, lontano dal resto del team quindi vediamo come i player riusciranno a, a giocarsela anche col positioning positioning è sempre importante però quando si gioca un pg come hammer è sicuramente un fattore ancora più rilevante benissimo ci siamo e stiamo già partendo ja, con uh il game abbiamo dato un glhf alle due squadre sarà una partita stupenda sì sono d'accordo sono molto 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 curioso di, di vederla mi piace molto la comp degli impact molto molto curiosa la comp dei, degli ex equo quindi sicuramente Chissà se è una comp che hanno già provato team... oppure è un'idea che gli è balenata ora. Io ho visto più comp, diciamo ho visto comp con doppio tank, hammer, support e un altro melee che magari è un melee assassin oppure tipo... Ti ho visto comp con Zarya, due tank, Hammer e support Quindi non è una cosa, diciamo, proprio fuori dall'ordinario Ok È una cosa che ho già visto e, e ha funzionato Quindi... Vediamo che Zarya e Hammer si dirigono, ah no, tutti si dirigono top Vogliono portarsi a casa una, una torre come se avessero Sylvanas sì, sicuramente niente. con la comp che hanno è molto facile. Molto... Infatti c'è. Oh oh, sto laggando di... un attimo, scusate, un po' di lag. Ok, c'è il buia sì. che con il toro cornuto fa un po' da muro e da sentinella. Ma bravi di Impact che sono passati da dietro e non da davanti aggirandolo. Una torre è comunque andata in top. Quindi lo scopo, andata, diciamo, sì. è stato raggiunto. A me non è piaciuta sinceramente la rotation in 5 da parte di Impact Gaming Hanno, diciamo, vedendo uh, missare gli ex-equo Potevano spettarsi uh, subito in lane, muoversi in 3, massimo 4 nella wave dove vedevano la minaccia E da lì magari spettarsi in maniera un po' più intelligente Facendo così, non lo so, tuttora stanno missando in bot lane Lì molto saggiamente decide di non attaccare Minion, sono molto d'accordo con la strategia. Ok, adesso Li Ming show showa quindi. Ha senso adesso attaccarli. Sì, nel frattempo in top stanno soffrendo parecchio. C'era Sigurd che ha praticamente rischiato la vita. Attenzione, arriva il look di Stitches e Fury sì, una... viene ridotto a metà vita. Sì. Ma eh, grazie a un'altra. È veramente molto occupato in top lane da sia Kaiser che da Malfurio. Sia sì, Kaiser sì. che da Doctor, quindi sarà difficile poter buttare giù il formato. Di nuovo Luke, però stavolta arriva su Zaria che è, tra l'altro è full energy, si mette uno scudo istantaneo, e quindi niente di fatto. Guardate Senti, i ma danni. Ma attenti, perché ah, Zaria ah. full energy fa danni non indifferenti, infatti. infatti. Rimane comunque un PG a cui è stato nerfato sia la rigenerazione di salute che la salute stessa, quindi è più facile... Per fare una kill su, su Zarya. Io penso che il target appunto dei luke debba più essere Zarya. Che, che Hammers. Addirittura, io forse avrei detto Malfurion: sì. ah, Malfurion, sì. Anche Malfurion. Però devi contare che Zarya può prima scudare PG, poi mettersi davanti, body bloccare e scudare se stesso. Quello è un doppio scudo. Se tu um, grabbi uh, Zaria. Sfrutti solo diciamo metà del suo kit. Sì, c'è anche da dire che Zaria cioè se... è un po' difficile da uccidere, è un po' come se fosse un Tassar, perché la grabbi, si mette lo scudo e già perdi molto tempo. Attenzione eh, però provetti. che, lo che scudo... infatti lo scudo non dura per dura sempre. Poco. E vediamo no, se arriverà la prima, kill. Arriva vici. la kill. Molto bene l'esecuzione degli Impact Gaming in questo caso, che seguono il consiglio del buon Gipate. E fanno un focus su. Zaria, attenzione, Dream Prods in difficoltà. È, è, è impronunciabile sto nome, Dream zeta Prod. Okay, lo chiameremo Dream. si sì. Il più inglese è Dreams. Comunque, sì. Mo' tributo. Nonostante. Il primo tributo gli imp. Adesso i team si riorganizzano ancora. Vediamo se ci sarà ancora lo split 3-1-1. Se ci di cambiare strategia agli ex equo. Lili sta andando sulla full build dei draghetti ovviamente In quanto sì. hanno già un healer di ruolo che è Malfurion E quindi Lili può orientarsi un po' più per il danno Sì è una build che si vede molto quando Lili è giocata come secondo support Triplo drago poi mm, Stavo pensando al cleanse in realtà Non so se Lili opterà il cleanse Penso di no eh, già Credo Malfurion, che sia abbastanza che difficile quindi. Sì Mm -hmm. Sì, Stitches da secondo tank Ho optato per la build che secondo me è migliore per il PG. Che è appunto full slam assolutamente si sì, hanno estremamente bisogno di danni sul, sul grab. Quindi eh, è una scelta molto comprensibile. Arriva nel frattempo Mi il secondo, secondo tributo. tributo. Sì, questo tributo dalla parte più degli impact. Eh, come positioning. Quindi vediamo come si comporteranno gli ex equa. Tentativo di hook nel brush che non va a buon fine. Attenzione, bellissimo Bello, questo root così. di Malfurion che ne prende ben due e si porta a casa Lunara. A questo punto sarà difficile, eh, penso, per l'impact Impact aggiudicarsi questo tributo. Sì, Stitches è basso, hanno dato una kill su Lunara, viene anche la kill su Muradin, quindi. 100% a tributo ottenuto da te degli ex Equa. Credo è stato un mistiming timing da parte di chi lo sta cappando a fiori nel prendere... Visto che ha interrotto il channeling qualche attimo prima che si completasse. Ho visto male, non lo so. Tanto mi scuso con tutti quelli che ci stanno seguendo per la qualità del video. Purtroppo io ho un mega di upload, quindi non posso fare tantissimo... Tra meno di un mese risolverò la cosa con una fibra ottica, ma per adesso dovremo accontentarci di questo, mi dispiace ragazzi. E allora intanto vediamo che la topane è... <ride> Fiumi nel frattempo dita, certo. non sa bene cosa fare e preme a ripetizione B. <ride> e... Push uh, a lane da parte degli Impact Gaming che smettono il forte, vediamo se riescono a portarlo a casa, mm, arriva la wave Attenzione eh, perché c'è un tentativo di gank mid da parte degli ex-eco su Mura che però uh, rimane uh, con metà vita Alla fine due tank e un healer non hanno potuto fare grandissimi danni eh, no. C'è una scarmuccia, sono 4 contro 3 5 contro 3, attenzione, perché qui di nuovo potrebbe arrivare una ottima kill da parte degli impact. Focus su su Buia, su ETC, Che infatti. No, attenzione! Arriva lo scudo di Zaria che lo salva per un pelo, allora. e riescono ad tornare indietro. Nel frattempo, Lili se sei forte sali, si è preso il secondo tributo. Sneaky sneaky zitto. È sì, incredibile, zitto. Molto, molto ben fatto, oh, incredibile. Attenzione, Lunara Lunara. Viene annichilita completamente dall'energia di Zari. Attenzione che arriva la bomba gravitonica. Bello. Mamma mia, ragazzi! Missilazzo che si fa fuori praticamente tutto il team degli Impact Gaming. Wow, bello, bello, bella coordinazione di Ultimate. Bello il positioning dove è stata eseguita. Quel choke point lì ha permesso all'utilizzare di gruppare tre persone. Dove appunto viene followato dalla. Dalla missile. Uh, di Di Hammer La La stage dive Di ETC Nel frattempo Non hanno esitato Neanche no, un secondo il boss. Esatto È arrivato un boss istantaneo Da parte degli ex-equo Che eh, A questo punto Costringerà gli impact A una scelta Abbastanza Dura eh, Difendere il boss Che non farà eh, Che non faranno sì. E andare a contestare Questo tributo Che è il terzo Per eh, la squadra delle, Degli ex-equo mm. 0-10 è vicino, non penso che lo prenderanno in tempo per contestare questo tributo quindi penso che avrebbero dovuto semplicemente uh, beccarsi la course che... e difendere il boss più in fretta possibile attenzione perché nel frattempo è arrivato un dragone d'acqua una serpe delle acque cattivissima su Sigurd che però non ha portato a granché perché era da solo se sei forte sali con Lili e eh. quindi Attenzione il grab su Malfurion che riceve subito uno scudo di aiuto da Zaria. Sì, adesso gli Exeko decide di pushare come, prima, come una partita prima, mid lane. Uh, probabilmente andranno direttamente sul secondo keep, ignorando comunque quello che hanno alle loro spalle appunto, perché verrà annichilito da, dai minion. Sì, ora vediamo se riescono a portarsi a casa anche un keep del tier 2, eh, attenzione sì. perché qui c'è un fight, Mura lancia la ulti e diventa un nano gigantesco, ma eh, continuano a praticamente scambiarsi botte a distanza. Bello il clan di Malfurion su... su Sergente Hammer, non so se Luke... Potrebbe andato comunque a segno Uuuh. però. Uh, di nuovo bomba gravitonica root di Malfurion e eh, tutte le altre ulti consecutive da parte di Fury e Buia che si portano a casa ben due okay. membri degli Impact Gaming. E di nuovo c'è un vantaggio di tre livelli e gli execo sono sul core. Gli execo sono ancora sul core, hanno hammer, hanno... hanno, hanno Solo Hammer come danno però finché riescono a proteggerlo sicuramente Hammer riuscirà da solo a fare tutto il lavoro sporco, diciamo Però non lo so, secondo me decideranno per un retreat Sì, è un po' troppo rischioso in questo momento, il core ha perso solo parte dello scudo quindi gli altri sono tutti resuscitati Attenzione Sigurd Vediamo se decidono di girarsi Sigurd ha zonato dei TC's, da solo, prendono la kill Ora è basso, il è re re ret retrita verso la base, vediamo se ci sarà... ok C'è danno su Lunara, il è basso, stanno fedendo sotto forte, intanto Aurel prende danno però anche gli X sono bassi, Fury è sul core, vediamo se riescono a prendersi qualche percentuale... Mm, no, il core rimane comunque 100%. Sì, tritano, sono tutti troppo ma, bassi e non possono permettersi in mm. questo momento di eh, spingersi troppo oltre, quindi decidono per una ritirata, in, in effetti hanno anche 4 livelli di vantaggio, non c'è bisogno di eh, esagerare, possono fare sì, tutto con calma. Giocano safe, molto giusto, molto corretta. Vanno al boss, hanno il, hanno il talento tier del 13 in più rispetto al team avversario, quindi... Mi piace moltissimo il di posizionamento di Buia con ETC, che ogni volta che c'è un obiettivo da prendere lui va a far da sentinella e a bloccare gli avversari che stanno arrivando. Mm. In questo caso non lo so, sinceramente è abbastanza scontato che gli ex si trovassero al loro boss, quindi non so, se fosse stato in ETC sarei stato più vicino al... Alla... Alla zona boss Il in... silence ragazzi è stato devastante per l'impact gaming Li ha silenziati tutti in, un, uh, in uno spazio ridottissimo E infatti sono arrivate due kill uh, molto semplici Attenzione perché se sei forte sali stava cercando di uccidersi da solo Mura Che si salva con 40 HP sì, Ancora una volta un'ottima coordinazione di ulti uh, per gli ex-equo dove adesso possono sì, queste kill riescono a farsi con più tranquillità il boss. Sì, boss che arriverà senza troppi problemi, c'è il tributo lì che non viene completamente considerato perché è il primo equo e il secondo dell'impact gaming, per cui non provocherà nessuna maledizione. Arriva una serpe delle acque per distogliere l'attenzione di Lunara che stava cisando, attenzione perché Lunara si trova da sola molto fuori positioning. Sì, cerca di grabbarla per poterla salvare, ma il rab purtroppo non arriva e gira di e cristallo inutile. Era ormai condannata alla morte. Questo boss insieme a Dammer credo che eh, porterà dei danni non indifferenti. Sì, adesso i di vantaggio sono due um, per gli ex ego. sicuramente tutte le occasioni del mondo: uno stage dive qui, a vuoto e... da parte di Buia. Uh, attenzione qui arriva la ulti di Mura per tentare di salvarsi ma non ci riuscirà Ottimo eh, Il follo di tutta la squadra degli Ex Eco su di lui E credo che stiamo per vedere un 2-0 mm -mm, Sì a sto così Solo due i membri rimasti per uh, l'impact gaming Arriva il GG Arriva eh, il GG0% Un'ottima prestazione come sempre da parte degli ex bravi anche gli Impact Gaming. Che però eh, non sono riusciti. Devo dire che questa partita era partita molto bene perché erano riusciti a contrastare ottimamente la, la composition degli ex con Hammer. E infatti, fino al livello 9. Erano pari di livello. Poi da lì sono arrivate quelle 2-3 kill in mid, grazie alle ulti combinate eh, prese istantaneamente dagli ex Equo, che gli hanno dato quel vantaggio di un livello e mezzo-due che hanno mantenuto per tutta la partita. Sì, livello 10 anticipato per gli ex Equo ha permesso loro di poter um, sfruttare quella piccola finestra di vantaggio di talento, e mentre. Hanno, fatto la... hanno preso la medicina di due boss sono riusciti ancora una volta a snowballare il game a loro favore nonostante comunque la... il danno proveniente solo da sergente Hammer diciamo per la maggior parte sono riusciti comunque a, a... giocare molto bene la mappa e team fight non ce ne sono stati Non sono stati molti di infai Sempre stato quell'uno o due kill Anticipate che poi hanno portato Sempre a situazioni di vantaggio da parte Degli ex equo Esatto esatto ehm, abbiamo, abbiamo visto sempre situazioni Appunto di snowboarding dopo Il livello 10 Sì appena preso il vantaggio Poi l'hanno sempre mantenuto Con addirittura aumentando addirittura Il livello di Di diversità insomma erano sempre eh, Esatto, gli ex molto, molto, molto bravi se, uh, a sfruttare la situazione di vantaggio quando riescono ad arrivarci. Riescono sempre a capitalizzare sul vantaggio e a trarne sempre il beneficio massimo e a incrementarlo sempre di più. Non è una cosa scontata, molti team in situazioni di vantaggio um, riescono comunque a, um, a tiltare o fare scelte non ottime, non ottimali che portano magari i team avversari che magari sono in svantaggio di talento o comunque anche magari di, di persone in vita e appunto porta i team, questi team in svantaggio di poter magari prendersi vantaggio sulla sulle scelte un po' poco ottimali da parte dei team in vantaggio portandosi poi Uh, in una situazione di parità certo lì poi esce tutta l'esperienza di questi giocatori che sì. ovviamente sanno come muoversi sanno come affrontare le varie situazioni e quindi ovviamente non è detto che non possano sbagliare anzi è eh, successo quindi però eh, insomma si è vista una prestazione di alto livello oggi Sì, sicuramente sì Uh, sono state due partite comunque belle da vedere, devo essere sincero, anche se comunque mh, purtroppo mh, dopo un determinato punto sono un po' a senso unico, però comunque mh, vedere gente così brava all'opera um, è sempre comunque un piacere da vedere in ogni caso. Mi comunicano dalla regia che la classifica è stata aggiornata Quindi vediamo gli ex-equo in testa con un rapporto uccisi e morti di 52 Con due vittorie eh, Subito dopo, come avevamo già elencato prima eh, Heroes Busters e tutte le altre squadre A questo punto gli Impact Gaming si stabilizzano sulla metà classifica Vi ricordo comunque che il campionato è ancora lunghissimo Perché ancora ci saranno 6 sì, <coughs> sì. settimane Quindi finirà il 27 novembre Tutto può succedere e, vi invito a continuare a seguirci. Io ringrazio tantissimo Gipate per la sua compagnia e il suo commento di oggi. Ringrazio a te. tutti voi per averci seguito. e um, Mi raccomando, seguite la pagina Facebook e gli aggiornamenti e eh, le prossime partite della serie AOZ e della serie BOZ. Grazie a tutti, Beh. vi auguro una buona domenica. Arrivederci e a buona domenica anche da parte mia. Ciao! Ciao.